Di nuovo insieme la seconda parte di Buongiorno con noi in questo martedì 20 maggio 2014. Mia e in vostra compagnia Paolo Razzuoli, professor Paolo Razzuoli dell'Associazione Amici del Machiavelli. Allora, Paolo, prima di parlare di politica, che sicuramente sarà un tema caldo, vorrei fare un passo indietro e tornare. Noi abbiamo registrato martedì, poi è andata in onda giovedì, la Divina Contesa, questa prima edizione di una gara che ha visto i ragazzi del Liceo Classico Machiavelli di Lucca e i ragazzi del Liceo Scientifico Barzante e Matteucci di Viareggio sfidarsi a colpi di domande sulla Divina Commedia. Alla fine, lo sapete, ha vinto il Liceo Scientifico Barzante e Matteucci di Viareggio. Se tu avessi dovuto scommettere un centesimo su una squadra, su quale avresti Questa è scommesso? una domanda. Passiamo alla prossima domanda. No, no, non avrei Ti metto scommesso. in E no, difficoltà, non mi dai. metti in difficoltà perché io non avrei scommesso. Perché per scommettere. Allora, io conosco abbastanza bene le ragazze del Machiavelli, ma non conosco, evidentemente, quelle del liceo scientifico di Viareggio, quindi come avrei potuto scommettere su cose Che non conosci, che non eh? conosco, insomma, ecco, quindi probabilmente non, con quei soldi lì avrei comprato il caffè. Beh, Un centesimo, te l'ho detto apposta, non ti sarebbe non bastato. basta, Però appunto, possiamo vedere anche degli estratti, no, di questo bel pomeriggio che poi abbiamo mandato in onda integralmente. Vi ricordo, potete sempre rivederlo sul nostro sito internet se siete curiosi. E ci sono state molte visualizzazioni, anche molti commenti su Facebook e Twitter da parte degli stessi ragazzi. Allora ti faccio un'altra domanda. Ti aspettavi questo approccio davvero all'ultimo secondo, ragazzi così agguerriti per vincere? Beh, Perché poi tutto è stato deciso da un solo punto, eh? sì, io non ti posso dire se me l'aspettavo o non me l'aspettavo, ti posso dire che lo auspicavo, Ecco, evidentemente, ecco, ecco. perché è chiaro che tutto questo ha reso estremamente interessante la gara, l'ha resa vivace, l'ha resa interessante fino in fondo, e noi proprio nel pensarla avevamo auspicato che tutta la gara potesse essere utile da giocarsi fino in fondo, cioè evidentemente sarebbe stato brutto che a un certo punto della gara, che so, dopo due step, di fatto le cose fossero state già definite, avrebbe evidentemente perso senso e sarebbe risultato inutile il terzo step. Quindi il nostro auspicio era proprio quello di creare un format che in qualche modo rendesse la gara interessante fino all'ultima domanda. Qui E direi che ci mentre, siamo riusciti. appunto parlavi abbiamo rivisto anche uno dei momenti più divertenti, no? Perché poi insomma, le ragazze si sono fatte una bella risata, lo vediamo al replay, la La testata testata, fra le due portavoci, che in quel caso erano proprio delle scattiste, no? Dovevano correre verso la campanella. È stato anche un pomeriggio veramente di cultura, no? Perché l'obiettivo è quello, no? Di stimolare nei ragazzi la conoscenza e lo studio più approfondito della Divina Commedia. Fra l'altro ci sono stati tre lettori che hanno letto dei Sì, canti e molto quindi è bene stato peraltro, molto bene, sì. bellissima lettura, Quindi è bellissima. stato. Ecco, parlavamo del fatto di questo format che è piaciuto, almeno ai ragazzi che hanno partecipato, ai professori e anche a chi l'ha visto. Secondo te manca qualcosa anche in televisione? Magari noi TV potrà essere da questo punto di vista una apripista, no? Bisognerà Manca qualcosa parlarne. che coinvolga i giovani. Una volta su Rai 3 c'era per un pugno di libri che vedeva le scuole coinvolte. Ora magari, ecco, i ragazzi sono un pochino più messi, tra virgolette, in disparte da questo punto di vista. Ma bisognerà parlarne un po'. Noi quest'anno abbiamo interrotto, diciamo, interrotto la gara facendo questi stacchi con la lettura Sì. dei canti, visto che si viene dalla presentazione integrale della Divina Commedia con il Lunedì di Dante. Magari forse le prossime edizioni, se si faranno, potrebbero vedere anche delle animazioni, qualcosa di forse più vivace, di più. Però, insomma, il format della gara credo che sostanzialmente vada bene con forse un'unica modifica. Invertire il secondo e il terzo step, nel senso che siccome il terzo step si è rivelato decisivo per l'esito della gara, mi si è fatto osservare che il contenuto
del terzo step, cioè quello della individuazione del personaggio, è più semplice rispetto al secondo step, che era quello della individuazione della parola mancante nel verso. È vero. Ora, sì, nello step che decide la gara, è meglio che il contenuto sia evidentemente il più difficile. Quindi sì, se ne è già anche un attimo parlato tra di noi, probabilmente va invertito in quel senso lì, cioè il secondo step, quello del personaggio, e il terzo, quello della parola mancante, in modo da rendere appunto lo step decisivo anche legato al contenuto più difficile. E poi forse, ecco, accanto alle letture, o forse anche in sostituzione delle letture, sarà da vedere, insomma, creare qualcosa forse di un po' più animato, visto che peraltro la trasmissione è anche abbastanza lunga, insomma. Sì, è durata un paio d'ore. Però, insomma, non ci si sta già lavorando. Ecco, ci stiamo lavorando. A proposito delle letture, vorrei fare notare che hanno letto un medico, perché la prima lettura, cioè, non è stata fatta, cioè, non sono dei professionisti che hanno letto, insomma, no? Mm-hmm. E due studenti universitari. Sì, ecco, sì. Quindi è stata affidata veramente a profili personali e anche, come dire, professionali estremamente vari, non a professionisti. Non a professionisti, però credo che, e lo potrete risentire e riguardare appunto attraverso il sito, il risultato è stato veramente interessante, e questo va a confermare anche un po' quella che è stata l'intuizione alla base del Lunedì di Dante, dove abbiamo chiamato, per quanto riguarda le letture, persone estremamente varie, insomma. Ecco. Eh sì, è proprio anche per coinvolgere, no? E per, esatto, far appassionare a questo, esatto, tema. Vi faccio vedere la nostra pagina nella sezione programmi, se vi siete incuriositi, la Divina Contesa. Esatto. Poi chiaramente la riprogrammeremo nei prossimi giorni, adesso c'è il periodo estivo, quindi la faremo rivedere sicuramente anche su Noi TV, poi vi comunicheremo gli orari, però intanto se avete internet e se vi interessa potete rivederla. Nel frattempo, prima di parlare di politica, mi è arrivato un messaggio al numero che vedete in sovraimpressione. Sono un appassionato di montagna e come altri percorro spesso il tratto di strada dove ieri mattina è avvenuto l'incidente mortale, la variante di Ponte Amoriano. Ho notato che molti automobilisti e camionisti entrano nelle gallerie con i fari spenti. Ecco, questa è l'osservazione di un nostro telespettatore. Ovviamente sì, in galleria bisogna per forza accendere i fari, no? Anche se è giorno, perché la visibilità è fondamentale. Pagina 11 della Nazione. Elezioni. Si apre la settimana di fuoco. Stasera faccia a faccia ad Arte. Insieme si può. Attacca sul ponte della vergogna. Quello è del ponte di Segromigno, dove c'è una polemica ormai da tanto tempo. Stasera 21:15, ve lo ricordo, organizzato da Noi TV con la collaborazione dello Schermo e anche della Nazione, la diretta su Noi TV. Se non riuscite ad andare ad Arte, ingresso libero, potete vederla appunto su Noi TV. Chi si affronteranno? Maria Pia Bertolucci, centrodestra, Luca Menesini, centrosinistra, Francesca Palazzi del Movimento ABC e Renato Pini del Movimento 5 Stelle. Non ti chiedo commenti, ovviamente siamo un par condicio. Ti chiedo in generale che ne pensi, se l'hai seguita un po' sulla campagna elettorale di Capannori. È stata secondo te tranquilla, senza grossi sussulti, perché in effetti è stata davvero corretta, secondo me, non ho visto nulla di particolare, almeno. Ti aspettavi qualcosa di più? Capannori è uno dei comuni più importanti. Capannori è un comune molto grosso. Non saprei dire, ecco. Anch'io ho notato che tutto sommato è stata una campagna elettorale abbastanza corretta. Ho visto qualche punta di polemica. Anche in questi giorni c'era qualcosa sui giornali, qualche minaccia di rivolgersi alla procura, insomma. Sì, che, ecco, sì, ormai. E questo non mi piace molto, perché personalmente ho sempre pensato, insomma, che la politica debba essere giocata con gli strumenti della politica, quindi possibilmente che rimanga nell'ambito della politica, insomma, ecco. Ho visto una polemica sull'aeroporto di Tassignano ieri, di Baronti con il candidato di 5 Stelle. Sì, però, insomma, ecco, direi che complessivamente si è giocata
abbastanza, credo, nell'alveo di quello che dovrebbe essere il, diciamo così, il rivolo ordinario, insomma, della politica. Certamente è una lotta appassionante, ecco. Capannori sì. È un comune importante, grande, insomma, e quindi sarà un risultato interessante da vedere, poi destinato a pesare anche sugli assetti generali della piana, perché insomma la conferenza dei sindaci, insomma, assolutamente, queste cose qui. Quindi, chiaramente non è che il risultato di Capannori è assolutamente ininfluente per gli altri, insomma. Mm-hmm. A Lucca, a pagina 7 della Nazione, si parla della crisi di giunta, ormai così possiamo definirla, insomma. Rimpasto soft, questo è punto interrogativo, nell'articolo firmato da Fabrizio Vincenti, il confronto è aspro, ma forse la montagna partorirà un topolino, il turismo potrebbe andare alle mucchi, ma forse niente rivoluzioni. Per risolvere la crisi della giunta, il sindaco Tambellini si sta incontrando con tutti i partiti della coalizione. Vedremo cosa succede. Questo, no? Certo. Probabilmente a questo punto si aspetterà forse anche l'esito delle elezioni europee. Potrebbe essere e anche delle comunali in provincia di Lucca, che potrebbero mandare un segnale. Io naturalmente non entro nel merito. Mi auguro che si trovi una qualche soluzione che consenta un po' all'amministrazione di ripartire in modo da immaginare delle risposte ai numerosi problemi che appunto queste risposte attendono. Rimanendo a Lucca, a pagina 5 del Tirreno, al campo di Marte, tra smobilitazione e reparti già chiusi, corridoi vuoti, il display del pronto soccorso fermo alle 6, la Guardia Medica va al piano terra nel padiglione C, insomma c'è tutta un'inchiesta su quello che sta accadendo al campo di Marte. Anche noi ieri ne abbiamo fatta una, ve l'abbiamo già proposta ieri sera e poi ve la faremo rivedere nella prossima edizione del TG Noi con le nostre telecamere, che sono riuscite appunto ad entrare al campo di Marte raccontando di questa smobilitazione, di questo vecchio ospedale che si svuota. Forse già l'altra volta, quando venisti un mesetto fa, Paolo, parlammo, no, del vecchio e del nuovo ospedale. Ormai il dado è tratto, direbbe. Sì, certo, il dado è tratto, giustamente. Ce lo teniamo, Zaluca. Evidentemente, ecco, io credo, poi vedremo se i fatti mi smentiranno, che i prossimi anni il problema della destinazione del campo di Marte diventerà veramente un problema fondamentale del dibattito politico lucchese. Perché non sarà assolutamente facile, mi sembra di capire che al di là di tutto nessuno ha esattamente un'idea di cosa farne, e credo che se ne vedranno delle belle. Io ripeto, poi i fatti mi smentiranno o no, lo vedremo. Credo che sarà veramente uno dei temi caldi su cui si giocherà il dibattito politico in città. Fra poco parleremo anche di politica nazionale. Ieri sera la presenza di Beppe Grillo da Bruno Vespa, davvero un momento storico, perché se non ricordo male è il ritorno di Grillo dopo tantissimi anni in televisione. Certamente. Sulla televisione pubblica. Ci vediamo fra pochi secondi con la terza parte di Buongiorno con noi, rimanete in nostra compagnia.